Al trofeo Maremma, ultima gara della serie IRC Troni 2010, Manuel Sossella ha messo il sigillo definitivo sulla vittoria di campionato, concludendo così una stagione impeccabile e disputata sempre ad altissimo livello. Al vicentino è bastato scendere dal palco partenza per ottenere la matematica certezza del titolo. Siamo stati, credo, bravi, io, Walter, tutti quelli che ci hanno aiutato, non voglio dilungarmi, però tante persone ci hanno dato un grosso aiuto per fare questo risultato, quindi è una vittoria di tutti che va condivisa con tutti e che finalmente portiamo a casa dopo tanti anni che la inseguivamo. Ci voleva per me e ci voleva per tutti quelli che noi hanno creduto, quindi onoriamo questo Maremma con questo palco e poi cominceremo a pensare al 2011 per fare un'altra stagione, speriamo ad alti livelli come questa. La gara ha vissuto una prima parte estremamente avvincente, con Capelli, Cortinovis e Kubica racchiusi in una manciata di secondi a lottare per le prime posizioni. Proprio il pilota polacco è stato grande protagonista di questa prima fase, disputata su fondo completamente asciutto. Kubica ha conquistato la leadership sulla seconda prova speciale, mantenendola ed incrementando sensibilmente il vantaggio fino al riordino notturno. Nella seconda parte di gara, sotto una pioggia battente, il polacco era partito nuovamente all'attacco, siglando il miglior tempo sul primo crono, ma sulla speciale seguente, la lunga Montatti di ben 32 km e 400 metri, è giunta la svolta della gara. Kubica, rallentato da un testa coda, ha perso oltre un minuto, mentre Capelli ha accusato un ritardo di 45 secondi e 5 dal vincitore della speciale, Cortinovis. Il bergamasco si è così portato in testa alla gara con un grosso vantaggio, ulteriormente incrementato nelle tre prove seguenti, che gli ha permesso di andare a conquistare il primo successo assoluto della sua carriera. Anche la battaglia per la top 5 è stata oggetto di sfida fino all'ultima prova, con Massimiliano Rendina su Mitsubishi Lancer Evo 9, che è riuscito a centrare la quarta piazza assoluta e la vittoria nel trofeo Castrol Evolution Cup, seguito a pochi secondi da Daniele Battistini su Peugeot 207 Super 2000 e da Marco Belli su Lancer Evo 10, vincitore del titolo Gruppo N IRC. Ottava posizione per il pilota locale Alessio Santini su Renault Clio Super 1006, che ha preceduto per poco meno di 2 secondi l'identica vettura di Matteo Ricaldone, mentre Lombardi si è aggiudicato il titolo di categoria IRC. A chiudere la top 10 è la Peugeot 207 R3T di Andrea Carella, mentre la vittoria in campionato è andata a Cogni.